una salsina di fragole e il croccante di pistacchi strabuono. Partiamo da due cose fondamentali. Una, facciamo proprio il croccante di pistacchi che poi triteremo dentro al semifreddo. Si fa così. Si prendono i pistacchi, non c'è bisogno di togliere la pellicina, sono circa 100 grammi. Ok, e li tritiamo. Rumore infernale. Poi il croccante si fa semplicemente facendo bruciare, cioè caramellare lo zucchero. Quindi abbiamo un 120 grammi di zucchero, due cucchiai d'acqua, insomma, vedete voi, appena un goccino. C'è chi mette invece il limone al posto dell'acqua, ma a me piace di più metterci l'acqua. E incominciamo a fare caramellare, a fare sciogliere perlomeno lo zucchero. Ci mette un attimo. Qui ci mettiamo adesso i pistacchi e intanto prendo, opla, gli altri ingredienti per fare la crema. Abbiamo due tuorli, solo i tuorli. Ah, sto per fare un danno, eh? Ok, andiamo a vedere come sta. Ecco, comincia a caramellare, io ci metto i miei pistacchi. E mescolo. Di solito io aspetto che lo zucchero diventi ambrato e poi ci butti i pistacchi, però c'è tante cose da fare. Vediamo se viene lo stesso. È un altro esperimento. Prima ancora di fare la crema, già che ci sono, faccio anche la salsa alle fragole, perché su questo semifreddo metteremo anche una salsina. Anche questa è veramente semplicissima, perché mettiamo le fragole, così. Poi mettiamo 50 grammi di zucchero, e la spremuta di mezzo limone. E qui facciamo uno sciroppino. Quando è bello sciolto lo frulliamo. Così. Va bene, qui ho messo due tuorli, metto due cucchiai di zucchero a velo, qui dicevo stiamo facendo la crema invece. Uno, due. Sbattiamo un pochino. Così. Dobbiamo farlo diventare un po' più chiaro. Mamma. Ok, questo croccante è molto caramellato, direi. Facciamo così velocemente. Accidenti. Lo stendiamo, mannaggia. Lo stendiamo bene. Secondo me c'era troppo poco zucchero per tutto sto, vero? Vediamo, vabbè, questo lo lasciamo. Qui c'è lo sciroppo, qui c'è il mio bianco e il mio rosso dell'uovo. Ai due rossi con i due cucchiai di zucchero vanigliato aggiungo un 250 grammi di ricotta. Infatti questo dolce è leggero e sa di latte, molto molto buono. E per renderlo croccante e ancora più saporito, bisogna prendere il croccante una volta che si è ben raffreddato e tagliarlo a losanghe. Eccolo qua, questo è un po' più bello, quello che arriva dalla cucina. Diciamo che di tutto quello che abbiamo fatto, una metà, noi lo mettiamo nel tritatutto e lo facciamo diventare proprio una polvere che aggiungiamo al semifreddo. Vi assicuro che questo semifreddo è buonissimo. Qui il mio sciroppo è pronto, lo spengo. Ok, non potevo naturalmente tritare questo perché è ancora tutto appiccicaticcio. Questo lo posso mettere dentro, che buon profumo che ha. Una bontà. Ok, mescolo e il semifreddo è pronto, soltanto si deve raffreddare.
veramente squisito. Buono. Prendo i bicchieri. Ho pensato, allora, si può mettere in una forma da plum cake e fare un unico semifreddo da tagliare a fette e da servire con la salsa di fragole. Oppure, visto che vogliamo fare una cosa un po' più raffinata oggi, possiamo metterlo, per esempio, nella coppa del martini. Così. Freezer, questo va nel freezer. Se no non viene un gelato, se non va nel freezer. Rimane una mousse. Ok. Ok, io metto queste nel freezer e prendo quelle fredde. Che sono nel frigo, perché ormai erano già a temperatura. E nel frigo prendo anche la salsa di fragole che si è raffreddata e che poi va semplicemente frullata con il frullatore a immersione. Non è altro che questa qui raffreddata e frullata. Quindi per completare il mio piatto, il mio dolce. Mamma, quanto mi piace questo semifreddo. Adesso voglio vedere, no, faccio così, scusate, ma se no faccio dei danni. Voglio fare uno strato di fragola sopra. Guardate che bello. Volendo, non lo so, si potrebbe mettere anche... vero? Così? Oggi proprio... Oh! Una roba anche da tête-à-tête romantico, se lo faccio... Può essere che lo faccia cadere però, mamma che fatica, che difficoltà! Ce l'ho fatta! Però lo faccio girare piano piano. Per il croccante ho tritato i pistacchi, ho sciolto 120 g di zucchero con l'acqua. Bisognerebbe lasciare caramellare prima lo zucchero, poi aggiungere i pistacchi. Una volta fatto il caramello, l'ho steso aiutandomi con la carta forno. Per la salsa ho messo in un pentolino altri 40 g di zucchero con le fragole e il succo di limone e ho lasciato cuocere. Per la crema ho sbattuto lo zucchero con i tuorli, ho aggiunto la ricotta, ho tritato metà del croccante una volta freddo, l'ho unito alla crema di ricotta, ho riempito delle coppette di vetro con il semifreddo, l'ho fatto raffreddare in freezer, ho servito con la salsa frullata e il croccante rimasto.